Vendite Leinide, buon pomeriggio da Giacomo Guerrini, ben trovati. La Tara numero 15, oggi parliamo del nostro futuro, perché parliamo dei ragazzi, dei giovani e della scuola, e lo facciamo con due graditissimi ospiti. Alla mia destra Cristina Giachi. Buongiorno. Cristina Giachi è vice sindaca di Firenze, perché si dice così, lo dice l'Accademia della Crusca. È così. È assessore alla pubblica istruzione del Comune di Firenze, ma soprattutto è professoressa, e questo è importante. Alla mia sinistra ritroviamo Don Andrea Bigalli. Andrea, ciao, un saluto. Carissimi, Don Andrea carissimi. Bigalli è sacerdote, referente di Libera, e anche lui è professore, quindi ha a che fare con i giovani. A noi è venuto voglia di parlare di questo perché un po' di tempo fa abbiamo presentato un libro, Maestra, che ne sarà di me, un libro che raccoglieva gli scritti, i pensieri dei bambini di una scuola elementare. No, di una scuola dell'infanzia. Della scuola dell'infanzia, piccoli, ecco, piccoli. Subito matita rossa della professoressa, molto piccola. E abbiamo scoperto che, insomma, forse c'è più saggezza nel mondo di questi bambini che nel mondo degli adulti. Allora, io intanto chiedo a Cristina Giachi, che per lavoro, cioè per missione, visita le scuole del nostro territorio, che realtà si trova di fronte? Devo dire, andare nelle scuole è la mia attività più bella, perché una volta a settimana cerco di andare a mangiare con i bambini della scuola primaria, delle elementari. E il tempo che passo con loro è veramente ricchissimo. Sono un po' come quei bambini del libro Maestra, che ne sarà di me, cioè hanno questo disincanto rispetto al mondo e questo sguardo curioso e interrogativo, con interrogativi che magari abbiamo anche noi, ma li abbiamo sepolti, non ce li domandiamo più tante cose. Loro invece hanno la capacità di chiedere quello che vedono e che li lascia perplessi, che non gli torna. Fanno molte domande sul lavoro, hanno problemi molto seri questi bambini, e sono spesso, e questo non è un bene, ossessionati dall'idea della ricchezza, dall'idea di fanno coincidere il fatto di avere un ruolo con il fatto di essere famoso ed essere ricco, che sono anche cose banali, però mi ha molto colpito tutte le volte in cui mi hanno chiesto: ma te sei ricca? Ma te c'hai la piscina? Ho detto: no, guardate che chi si occupa di governare, di curare le cose di tutti, non è per forza ricco, fa un lavoro per un certo periodo, però hanno veramente un'idea che è un po' distorta anche da una comunicazione che noi abbiamo fatto negli anni e che gli propiniamo con le televisioni. Per il resto poi è bellissimo stare con loro ed è bellissimo vedere come hanno una capacità di accogliere tutto quello che viene loro spiegato. Perché poi appunto la differenza è nelle domande, sì, ma è anche soprattutto nella capacità di accogliere le risposte che hanno i bambini. Pensavo a quante piscine occorrerebbero, visto quanti assessori ci sono in Italia. Don Andrea invece incontra ragazzi un pochino più cresciuti, e siccome ha la barba bianca possiamo dire che ti sei imbattuto per lavoro in diverse generazioni. C'è, come dire, un filo comune o ci sono delle discontinuità da ciclo a ciclo? No, c'è un filo comune. Filo comune è, fra l'altro, le caratteristiche bellissime di quell'età: il senso di fantasia, la volontà di progettare, la dimensione anche di una creatività che si cerca sempre di comprimere, ma che però emerge con prepotenza. Devo dire un po' di eclissi di alcuni linguaggi significativi, quelle della poesia, per esempio. Fanno meno poesia, forse la fanno secondo un altro livello, però l'istinto alla vita, l'istinto a realizzare il meglio, gli rimane. Io poi ho questa grandissima fortuna di lavorare con giovani che si prospettano anche questa sfida apparentemente impossibile del contrasto all'ingiustizia, alle mafie, alla corruzione politica. Di conseguenza loro sono, da questo punto di vista, meravigliosamente idealisti. Ecco, vanno ricondotti alla realtà, ma senza frustrare questa volontà appunto di cambiamento e di bellezza che si portano dentro, no? Io poi li vedo in un momento particolare, quando si confrontano per esempio con le storie delle vittime di mafia attraverso l'incontro con i familiari, capisco quindi le emozioni, le commozioni mi regalano molto da questo punto di vista. E poi posso dire, in ultima analisi, anche per dare un consiglio a tutti quanti, ha ragione Francesco De Gregori quando dice: vuoi riappassionarti al tuo lavoro? Suona con gente più giovane di te. Ecco, io ho la fortuna di suonare con un sacco di gente parecchio più giovane di me, e questo spero mi conservi abbastanza vispo, almeno ci spero, insomma. Allora, con la citazione di Gregori andiamo oltre. C'è un altro fattore che, insomma, è evidentemente collegato agli studenti: sono i genitori.
Ecco, e credo che forse dai genitori arrivino più problemi che non dagli studenti, e dice Giachi è anche genitore, quindi genitrice, Angela. È così. No, i genitori sono gli adulti e quindi hanno tutte le nevrosi degli adulti potenziate dalla fragilità di essere in ansia per i figli. E i genitori che ho incontrato in questi anni sono tanto vari e molto diversi. Prima cosa, ci sono molti padri presenti, al contrario di quello che forse è ritenuto anche un luogo comune o di quanto era nel passato. Molti più padri coinvolti nella cura, nelle preoccupazioni quotidiane per i figli, che li accompagnano e li seguono nella scuola. Non ancora quanti le donne in Italia, almeno, però un po' di più. E dall'altro lato quello che colpisce sempre è un dato di fragilità estrema, per cui qualunque cosa i figli incontrino durante la giornata genera una preoccupazione, un riverbero fortissimo di ansia nei genitori, un po' perché si immaginano là fuori nel mondo anche in strutture protette come la scuola, si fa fatica a distaccarsene. Mi colpiva molto, sempre per tornare al libro che abbiamo letto insieme, Maestra che ne sarà di me, un bambino di 4 anni che dice alla maestra: sono venuto al soggiorno estivo con l'asilo, avevo paura che la mia mamma ci inseguisse con la macchina, per dire come questo bambino così piccolo aveva elaborato l'ansia della mamma di distacco nel mandarlo a fare qualche giorno con la sua classe fuori. Per il resto per gli amministratori è molto difficile, perché questa ansia genera una pressione forte sulle istituzioni e a fianco a un'utile e opportuna preoccupazione c'è a volte anche un eccesso. Per cui non so, vi faccio un esempio: quando ci sono le minacce terroristiche i genitori ci scrivono e ci dicono: ma voi non mettete i metal detector nelle scuole? E detto no, non c'è bisogno, non c'è questa indicazione. Ecco, per dire, a volte ci sono delle proiezioni ansiose molto forti. Ecco, Vigali, tu facevi riferimento all'aspetto ideale di questi ragazzi. C'è il rischio che gli adulti, i genitori, con il loro pragmatismo, perché inevitabilmente crescendo diventiamo tutti pragmatici, no? Il lavoro fisso, le certezze, è letteratura, no? Il ragazzo può fare l'attore e il genitore lo vorrebbe in banca. Ecco, c'è il rischio che il pragmatismo dei genitori inquini un po' questa idealità dei figli? Purtroppo non solo il pragmatismo dei genitori, ma soprattutto quello del contesto storico a cui apparteniamo, la contemporaneità, che da questo punto di vista li schiaccia molto a terra e dà pochi strumenti di formazione culturale. Perché i sogni vanno nutriti con la ricerca appunto della bellezza, vanno nutriti anche con le mistiche, quelle laiche, quelle religiose, quelle spiritualiste, quelle volete voi, però le mistiche, cioè il tentativo di diventare di più. Ecco, da questo punto quindi di vista. Quindi non solo imparare a fare qualcosa, dici te, non c'è bisogno di imparare solo a far di conto. Imparare a pensare, imparare a riflettere, imparare a meditare, cioè queste sono le due grandi potenzialità, diceva un autore di cui adesso non ricordo il nome, che si può sperare di lasciare alle generazioni successive. Lui diceva: due cose possiamo sperare di dare ai nostri figli, radici e ali. Le radici sono quelle dell'appartenenza alla propria storia e anche al proprio contesto, nel bene e nel male. Per accettare i valori positivi, rinnegare la negatività, e poi ci sono le ali, cioè questi devono entrare nell'ordine di idee che possono essere felici. Ecco, la provocazione della felicità, no? Ora, rimango sulle citazioni a un certo livello, Luca Arboni diceva ai professori non ci chiedevano mai se eravamo felici. E non è un discorso stupido, no? Qui no, Carboni noi, no, non ti si passa. Da De Gregori a Carboni c'è stato un po' uno scossone. No, poverino, un ragazzo in gamba, ha fatto pure il servizio civile in Caritas. Vabbè, l'abbiamo conosciuto in quel contesto lì. No, comunque è vero, cioè, questa dimensione della proposta della felicità. Bisogna ricominciare a dire loro, in maniera molto semplice e diretta, che si può essere felici. Perché questa felicità non passa per quello che si possiede, ma dalla per quello piscina, che si conosce. Insomma, per tornare esatto. Le relazioni significative. Bisogna rieducarsi al valore della relazione significativa, quella che per esempio è fondata sulla possibilità e la capacità di prendersi responsabilità e di prendersi cura. Ecco, nelle scuole c'è questo aspetto tra i bambini, perché insomma, i bambini, così, per usare un'altra citazione, oggi va così, forse hanno meno sovrastrutture rispetto a noi adulti, e quindi in questa libertà che diceva Jacques, no, probabilmente questi aspetti ci sono e varrebbe la pena coltivare. Ci sono di più e senza mediazioni nei piccoli, ma come ci sono anche, diciamo, gli aspetti più di ombra, i bambini tirano fuori la cattiveria, anche l'inimicizia in un modo molto spontaneo e molto recuperabile, cioè che poi è dinamico.
quando sono un po' più grandi diventa più difficile. C'è una fascia d'età che è quella delicatissima della preadolescenza, dell'età delle scuole medie per intendersi, nella quale la cura per le relazioni, per gli stati emotivi diventa fondamentale, e lì gli insegnanti hanno veramente una chance se si attrezzano in più. Io racconto una storia personale: mia figlia ha un insegnante di italiano molto brava che ha fatto che salutiamo, che ha fatto, la professoressa Quinto, che ha fatto dell'idea di costruire una buona relazione nel gruppo classe tra maschi e femmine, soprattutto, un obiettivo di lavoro, anche teorizzato con i ragazzi. E devo dire, è riuscita a creare una condizione di amicizia e di apertura in un'età in cui spesso maschi e femmine vivono invece segregati e si guatano da lontano, e oggi sempre di più, perché assistiamo contemporaneamente ad una ipersessualizzazione dei ragazzi, per cui fin da bambini sono molto sessuati e molto strutturati da questo punto di vista, e invece c'è una profonda non conoscenza dell'altro e chiusura rispetto ad andare incontro all'altro. Allora, chi lavora chiaramente su questo, ponendoselo come obiettivo, secondo me ha molte chance di ottenere progressi e fa un lavoro fondamentale, perché poi questo, appunto, come diceva Andrea, coltivare la relazione, rimettere la relazione al centro, riordina anche tutte le priorità nell'apprendimento, nel rapporto con i temi che incontrano, con le emozioni. Se tu non fai un lavoro sull'emotività, la poesia ai ragazzi come gliela racconti, come gliela fai apprezzare? Allora, io ho notato che questa insegnante, facendoli lavorare molto sul loro stare insieme, è riuscita a fargli passare come desiderio e gusto di sapere Dante, la poesia amorosa e tutta la letteratura. Ricordo con terrore ancora le poesie mandate a memoria, senza un perché, insomma, certo. Era il modo peggiore per divulgare, no, la poesia tra noi ragazzini. Allora, abbiamo parlato un po' di questo aspetto, di recuperare, no, anche la passione per queste cose intangibili, e sostanzialmente, non ve ne abbiate a male, ma voi insegnate due cose apparentemente inutili, il diritto romano e la religione, lo dico, insomma, sapendo che sto dicendo una castroneria, però in un momento come questo, dove tanto anche gli ingegneri non trovano lavoro, dove comunque c'è la crisi, può darsi che ci si renda conto che invece sapere un po' di diritto del romano, e non dico avere fede, ma sapere di religione, può dare magari uno spunto per non dico avere la piscina, ma per vivere felici. Guarda, i grandi leader politici del passato non soltanto avevano una solida formazione teologica, ma quando non ci arrivavano da soli avevano degli ottimi consulenti, perché capivano bene che non c'è conoscenza storica e culturale che possa prescindere dal fattore religioso e dal fattore di fede, insomma, sono due cose un po' diverse, ma insomma, accomuniamole pure su questo livello di riflessione. No, l'idea di fondo è che lo studio di una religione e del fenomeno religioso introduce, ribadisco quello che dicevo prima, alla potenzialità della mistica, della spiritualità, che non è un problema solo dei credenti, anzi c'è un problema proprio di carenza di una spiritualità laica, cioè il porsi delle questioni, il porsi l'idea anche dell'oltre, che non è necessariamente la vita dopo la morte, ma il problema invece di che cosa ne facciamo un po' diciamo, alla nostra esistenza. Certo, eh? A livello di significati anche. Allora, se a questa generazione non trasmettiamo questa idea della possibilità del significato, comunque non lo voglia intendere, del senso, della prospettiva, il pensiero debole ci ha un po' frastornati. Se rimane un ottimo antidoto ai fondamentalismi, però è anche vero che delle certezze nell'esistenza vanno costruite e vanno strutturate. Io mi ricordo una volta i miei studenti, di fronte alla parola assoluto, fecero un bellissimo discorso etimologico, absolutum, ciò che non può essere sciolto, però la domanda diretta, ma c'è qualcosa nella tua vita di assoluto? E loro si inceppavano e non sapevano definire che cosa potesse esserci di assoluto. Forse nell'esistenza abbiamo bisogno anche di qualche cosa di assoluto, che non vuol dire pensieri da cui non recederemo mai, ma convinzione sul proprio valore, il proprio significato, la potenzialità della propria cultura, della propria conoscenza, perché no, insomma, no? Queste sono sicurezze che bisogna avere nella vita. Possiamo dire che conoscere il diritto romano magari aiuta anche a rispettare le leggi adesso, perché se si capisce da dove vengono... No, ecco. No, il diritto romano è la storia, e io lo insegno all'università e credo che sia fondamentale da sapere per tutti coloro che svolgono un lavoro, diciamo, negli ambienti, nelle professioni per le quali occorre una cultura giuridica, perché veramente i romani hanno intuito come
nelle cose di tutti i giorni ci fosse in realtà un senso, e in questo ci accomuna. Il diritto romano è stato definito da Marx una metafisica sociale, il diritto. Qui si va nel complesso, qui si va un po' nel complesso, però il diritto è un po' quel senso del nostro tribolare quotidiano che possiamo tenere come elemento sempre sullo sfondo di sintesi e di ragionevolezza di quello che ci capita. Cioè, e quindi in questo senso ai ragazzi è utile, a chi si forma in ambito giuridico, perché si forma in ambito giuridico è fondamentale. In generale ci parla dell'utilità della storia, e quindi di nuovo, che cosa ci dice la storia, cosa ci insegna la cultura? Il fatto che non siamo finiti in questo nostro essere oggi a contatto con un bisogno impellente, no? Per questo le mistiche, che diceva Andrea, sono importanti, cioè il fatto di lasciarsi così, anche sedurre dall'idea che ci possa essere dell'altro, non necessariamente un altro determinato, non necessariamente un altro di tipo religioso, ma che la realtà ha sempre degli aspetti misterici dai quali vale la pena lasciarsi incantare, ecco, che non possono essere sempre svelati. E così le persone non sono semplicemente un meccanismo con cui ci confrontiamo o ci contrastiamo o che ci danno ragione o torto, sono spesso un mistero che è bello scoprire e col quale è bello avere a che fare e che va anche rispettato, questo è fondamentale. Allora il mistero insegna ai ragazzi la curiosità, l'amore per quello che ci sorprende, ma anche il rispetto per quello che non conosco, e questo credo faccia bene a tutti. Bene, torniamo ai ragazzini un pochino più giovani, più in tenera età, perché io ho quasi la sensazione che si rincorrano questi ragazzi e loro siamo sempre un pezzettino avanti, perché cerchiamo di analizzare la loro situazione con quella che è stata la nostra esperienza. Per cui ad esempio, anche faccio l'esempio di casa mia, mia moglie dice non guardate la televisione perché vi rovinate e vi rimbischerisce, ma i miei figli la televisione la guardano più perché adesso sono i computer, i social media. Certo. Sono cambiati questi ragazzi alla luce di questi strumenti nuovi? Sì, allora la questione è ancora aperta, forse ci mancano dei dati di lettura, però sì. Senza ombra di dubbio. I famosi nativi digitali, quelli gli danno un telefonino, lo sanno mandare, non si sa. Gli insegnanti perché lamentano anche dei deficit di attenzione, la capacità di concentrarsi per un tempo, diciamo, sicuramente diminuito rispetto al passato. Sicuramente poi questo problema della frammentarietà delle nozioni e delle informazioni, la mancanza anche di un quadro complessivo in cui inserire le pur innumerevoli nozioni che questi hanno, molto più di noi. Io riflettevo l'altro giorno, proprio in un contesto anche di riflessione sul concetto storico di memoria, com'è cambiato il nostro concetto di memoria. La memoria informatica non è la memoria esistenziale umana, e questi si trovano di fronte a delle potenzialità di memoria pressoché infinite. Però resta da vedere se hanno memoria su un altro livello, su un altro piano. No, è bene non essere disfattisti. Di sicuro questo problema del livello di comunicazione, su cui avevamo già riflettuto, rischia di essere messo a dura prova. Cioè, è vero che questi spesso e volentieri al tavolo non parlano fra di loro, ma chattano teoricamente con mezzo mondo, ma in realtà con nessun altro, se non riescono a farlo WhatsApp con chi hanno davanti. WhatsApp ormai è la loro piazza virtuale. E poi io vedevo l'altro giorno un gruppo di sei giovani, e davanti alla pizza c'era chi fotografava la pizza, chi chattava appunto altro livello, c'era uno solo ed era l'unico maschio che invece mangiava. le femmine erano più distratte da altri elementi e quindi probabilmente metabolizzavano. È molto importante, ora è più importante forse fotografare un evento che non viverlo. Questo lo fanno i giapponesi in Piazza Duomo generalmente. Sì, ma se ormai da quel punto di vista il concetto si è globalizzato. Credo che bisogna ritornare invece all'idea del confrontarsi con la realtà, perché il virtuale, non solo per i giovani, è un terreno insidioso. Già, i ragazzini delle scuole che lei frequenta già, insomma, come dire, sono contaminati da questi mezzi e presi? Io... Non nel senso negativo, no, nel senso, sono strumenti per loro. Ora, a scuola, per dire, ai più piccoli i telefoni non si tengono, quindi non li hanno in classe, non li usano all'intervallo, per dire, mia figlia non lo porta quando va a scuola. Però è chiaro che per loro sono strumenti di relazione. Allora io quello che voglio, insomma, il modo in cui cerco di pensare a questi fenomeni è un po' anche il termine di evoluzione della specie. Noi siamo cambiati con la tecnologia che abbiamo incontrato. Non siamo più l'Homo sapiens sapiens che non aveva l'aratro. Siamo diventati altri con l'aratro, con la ruota,
con il computer, con le macchine, con la macchina a vapore, abbiamo smesso di usare il corpo in un certo modo, eppure ancora abbiamo delle fragilità di quando andavamo a quattro zampe e la, no, ancora la nostra colonna vertebrale. Mi dicevano per esempio che la gran parte di noi ha una fragilità alla quinta vertebra lombare, perché ancora tutto sommato non sono tantissimi anni che siamo in piedi, no? Ecco, allora dico, noi siamo da poco in contatto con una intelligenza virtuale che ci condiziona, cioè che ci rende certi processi più veloci, che ci rapisce l'attenzione e quindi ci provoca un rapporto più rapsodico, più breve con le cose. Io me la sono voluta chiamare i professori, eccitazione, sì. Rapsodico, insomma... Oggi è dura, i professori ci stanno annientando. È così. Però ecco, noi stiamo cambiando con gli strumenti che usiamo e non so qual è, credo che il nostro destino poi, appunto, l'elemento forte è quello del pensiero e della comprensione. Noi non dobbiamo mai smettere di capire e far capire i fenomeni, non demonizzarli, non considerarli, non sacralizzarli, idolatrarli. Il computer non è Dio, non è il demonio. È uno strumento e questo strumento ci cambia, perché noi interagendo con lui facciamo più cose che non facevamo e non ne facciamo altre che fa lui. E quindi cambieremo senz'altro. Ecco, l'importante è cercare sempre di capire e di far capire. Ecco, siccome non tutte le giornate sono uguali, ci sono delle volte che uno si sveglia e ha tanta voglia di lavorare, delle volte ce n'ha un po' meno, però il vostro è un mestiere, insomma, di tipo particolare. Come riuscite, come dire, a portare sempre la passione nella vostra professione? Ho fatto una rima terribile di fronte al cospetto dei professori. Ma guarda, hai adoperato il termine giusto. Io ridico a me stesso quello che dico a loro, quelli più giovani di me. Vi volete appassionare a voi stessi, appassionatevi a questo mondo e soprattutto in ciò che questo mondo viene marginalizzato, scartato, considerato indegno di essere considerato umano. E se uno si appassiona a quei livelli lì e sviluppa appunto questo senso di responsabilità e di cura a cui alludevo prima, inevitabilmente finisce con l'appassionarsi anche a se stessi. E poi la sfida, se tu vuoi, è d'ordine culturale, insomma, cioè appassionarsi al conoscere, ma non in un senso freddo e impersonale, fatemelo dire, un po' scolastico, no? Conoscere nel senso biblico, no? Dove conoscere e amare sono due verbi assolutamente interscambiabili. Jackie, che intanto sta prendendo raffreddore che siamo al mercato. Incautamente salta il cappotto. Allora, insomma, come la mantiene alta la passione? Per me è difficile, perché appassionarli al diritto romano è dura. Però è quando mi sono accorta di una cosa in questi anni, che quando tu racconti una cosa vera che ti ha interrogato davvero e sulla quale hai pensato davvero, non si annoiano. Lo capiscono, che è così, gli occhi si illuminano, allora il professore lo sa. Quando parla a una platea, io facevo lezioni, ora sono in aspettativa per fare il vice sindaco, ma quando facevo lezioni avevo di fronte platee di 150-200 ragazzi, no? Allora te ne accorgi quando il tuo parlare è stanco, è monotono e non stai raccontando un rapporto vero con l'oggetto del tuo pensiero. Quando lo racconti in quel modo lì e racconti la tua esperienza di conoscenza, difficilmente si manca l'attenzione, difficilmente fatichi a interessarli, ed è questo, credo, poi il compito di un professore. Poi per le notizie ci sono i libri, per le nozioni ci sono i libri, sono molto meglio degli esseri umani che si dimenticano e a volte sbaglia le date. Quello che è insostituibile in un insegnante è la passione per la conoscenza, la trasmissione della passione per la conoscenza. E per questo è andare a scuola, andare all'università, andare a lezione non è come leggere un libro. Sono due attività bellissime, entrambe ci vogliono entrambe, ma un insegnante ha un compito in più. Quanto è importante, come dire, trovare anche delle tattiche per stanarli questi ragazzi? Io penso al Bigalli, che mi chiede ogni tanto della Fiorentina per poter avere un argomento, per dire passepartout, mi immagino soprattutto per i maschi, ma non solo, insomma, per entrare, come dire, alla porta principale. Qui la scuola è fondamentale, perché loro stessi ti danno gli elementi di quello che li appassiona. Certo. E guarda, ti dirò, da come sono vestiti, alla musica che ascoltano, per quello che mi riguarda, il cinema che consumano, certo, sono tutti livelli di possibile comunicazione. Quello che è importante, quello diceva prima Cristina, cioè devono intuire il livello di competenza e anche quanto sei coinvolto sui pensieri che stai comunicando e con loro poi, cioè cosa li provoca anche su vedere, per esempio, ci sono delle persone adulte che volontariamente mettono a disposizione del tempo che non è soltanto lavoro, motivato da uno stipendio, no? Cioè,
L'idea è qualcuno si appassioni a loro, qualcuno che appunto dia anche un atto di fiducia, dia credito, no? Quella realtà che manca così tanto di frequente nel mondo contemporaneo, cioè credito anche nei confronti delle giovani generazioni. Qui teoricamente siamo tutti appassionati dei giovani, in realtà mi sembra che questo mondo, almeno una parte di questo mondo, li odi. C'è una cosa che mi fa impazzire a me, che si pensa che il cantante di riferimento del mondo giovanile sia Jovanotti, che ha 50 anni. Perché è il nostro cantante di riferimento. Jovanotti era il cantante giovane di quando noi eravamo giovani. Lì, capito, Giacomo, bisogna interpellare loro, bisogna anche sforzarsi di decifrare le loro passioni. I loro codici. Io a volte sono costretto ad andare a vedere un cinema che non mi piace assolutamente. Tipo, facciamo un però video. è il loro cinema. Ma insomma anche Hunger Games, tutti questi filoni contemporanei. A me è piaciuto. Questi linguaggi appunto cinematografici sull'adolescenza, costruiti a tavolino ma fino a un certo punto. Poi ricorda, se un prodotto c'ha successo, il motivo c'è. Magari è un motivo sbagliato per noi e forse in assoluto, però c'è. Ma se non capisci la motivazione, non capisci la domanda che potremmo fare una puntata su Violetta, costruisce. Ma non è il momento perché siamo al termine. Ti sento competente. Sì. Allora, io so tutto di Violetta. Ho lo striscione io, più Viola e meno Violetta. Ma al di là di questo, dedichiamo gli ultimi due minuti ai vostri colleghi, perché cioè, qui insomma, abbiamo parlato molto dei ragazzi, ma chi tutte le mattine esce di casa e va a affrontare questa è una vera e propria missione, merita, no? Sì, è una merita. Riflessione. Sì, sono giorni anche delicati, noi veniamo da una storia brutta, a Pisa in questi giorni una educatrice di nido è stata sorpresa a maltrattare fisicamente e verbalmente bambini molto piccoli. E perché cito questo caso? Perché lì c'erano tre insegnanti che probabilmente avevano raggiunto un livello di esaurimento tale da non percepire più il livello di violenza delle loro parole e dei loro gesti. E questo, devo dire, è impressionante. Allora ci ricorda che quello dell'insegnante, dell'educatore è un mestiere delicatissimo, per cui va a chi lo fa tutta la nostra comprensione, la stima e un riconoscimento che purtroppo nel nostro paese negli ultimi anni è mancato in tutti i sensi. Ora credo che le cose stiano un po' cambiando, abbiamo una cornice normativa migliore che dà più strumenti e più credito a questa professione fondamentale per formare i cittadini di un paese, prima ancora che le classi dirigenti. I cittadini hanno bisogno di educazione, di scuola, di università, di formazione, per essere cittadini, cioè per essere uomini e donne. Di Galli, quando vai a fare gli scrutini, come sono qui i tuoi colleghi? A volte un po' cattivi, tocca sempre fare la parte di poliziotto. Vabbè, buono. Forse, e quindi, per essere cattivo, sì, sei mai visto, cioè, per dire, dai, no? Guarda, io vorrei provare a dire ai miei colleghi, a volte glielo dico concretamente, quello che diceva un grande conterraneo di elezione di Teleiride, Lorenzo Milani. Vabbè, qui ci arrivo anch'io, dai. Il quale diceva, siate sempre capaci di vedere negli occhi dei vostri studenti il mondo che sarà. E nello specifico le leggi che saranno in grado di fare, quindi il mondo migliore che costruiranno attraverso le leggi. Quando uno smette di credere nella potenzialità che la generazione successiva possa fare meglio, comunque possa fare bene, vuol dire che è già vecchio. Allora quella è una forma di anzianità con cui bisogna combattere, perché non è il frutto dell'esperienza, non è il frutto della saggezza, ma è frutto di un disincanto pericoloso. Non sono peggiori di noi, forse non sono più di tanto migliori di noi, ma saliranno sulle nostre spalle e guarderanno più lontano, quello di sicuro. Ecco, i colleghi di Cristina Sacchi all'università hanno presente questa... Ma l'università... No, non si può generalizzare, no, però è un mondo un po' particolare. È un mondo un po' particolare. L'università in realtà è stata per anni ed è ancora un luogo solo di trasmissione di competenze. In realtà invece, proprio perché l'età adolescenziale si protrae più a lungo, io mi rendo conto negli ultimi anni, per dire, noi siamo anche considerati un punto di riferimento come il professore della scuola superiore, mentre quando facevo io l'università il professore universitario era assolutamente tangibile su un altro pianeta rispetto allo studente. Ora c'è un rapporto molto più di ricerca, anche di figura educativa, che non c'era prima. Questo perché siamo cambiati antropologicamente, cioè siamo più ragazzi da più grandi. E i miei colleghi all'università sono molto diversi tra loro anche in relazione all'età. Il corpo dei docenti universitari purtroppo ha stentato a rinnovarsi, ha avuto diverse vicende non buone di blocco dei concorsi, di blocco del ricambio delle generazioni, e per anni siamo rimasti con una specie di vuoto
tra gli anziani e i più giovani che non trovavano posto per entrare in carriera. Anche lì le cose si sono rimesse faticosamente in moto, speriamo, perché è necessario immettere energie nuove anche con tutta l'inesperienza che queste hanno, perché dobbiamo accettare il fatto che occorre passare a qualcosa di nuovo anche rinunciando a un po' di esperienza. Siamo arrivati al termine, grazie alla professoressa Cristina Sacchi, al professor Andrea Bigalli, alla prossima settimana. Ciao!